Allora, c'è questa mela, che è la mela di Newton. Cioè, la mela di Newton. E Newton capì che anche la mela, ma fece delle osservazioni molto interessanti sulla Luna. Sì, perché in realtà quella della mela... La mela! Perché noi consideriamo la mela come un oggetto che cade sulla Terra, mentre la Luna è un oggetto che non cade sulla Terra. E lui invece capì che le cose non stavano proprio così. D'altra parte era Newton. Abbiamo costruito un modellino, perché la cosa non è banale. Il modellino è stato preparato da Giuseppe Isoldi. Non me ne frega un cazzo. Buonasera, Pasolancia. Buonasera. Abbiamo visto questo straordinario aereo che vola senza cazzo per la prima volta. Noi stasera, in qualche minuto, rifaremo la gravità con questo. Il sogno di Icaro, che viene realizzato in realtà nel 1783 dai fratelli Mongoli con la mongolfiera. Aria più calda, oppure idrogeno, che galleggia nell'atmosfera. Però qui c'è il nuovo modo di volare. C'è poi un ulteriore passo importante. L'elicottero che può stare fermo e può partire da un punto. Fermo. L'elicottero che chiediamo a Giuseppe Isoldi di farcelo volare. Ecco il nostro elicottero, che si vede bene, ha un modo molto diverso da quello dell'aereo, perché è possibile governare e perfetto l'atterraggio. Tra l'altro utilizzando anche delle telecamere a infrarossi. Sì, è visibile, quindi, che è infrarosso, per vedere danni o cercare addirittura persone. E anche individuare persone che sono rimaste intrappolate. Vediamo peraltro in questo filmato una dimostrazione del suo uso, l'ingresso all'interno della chiesa. Immaginiamo un luogo appena disastrato con questo spray. Grazie Paco Lanciano.